Buongiorno a tutte amiche mie, questa sera vi preparerò le polpette di patata e zucchina, ok? Con un bel ripieno tipo bombolotto per i ragazzi, eh? Guardate. Allora, abbiamo fatto le patate con le zucchine, queste sono bollite. Poi qua ci sono le zucchine già grattugiate, le vado a mettere dentro alle patate con insieme alla carota. Poi ci metto un po' di farina, poca, mezzo bicchiere, un uovo, del formaggio grattugiato, e del pepe quanto basta. Un po' di sale, poi vi regolate voi con il sale. Un po' di pane grattugiato, una manciata, e vado a impastare. Quindi qua ci sono 4 patate, 2 carote, e le ho fatte bollire, poi le ho passate e poi ho grattugiato 2 carote e poi andiamo a mescolare tutto, perché poi abbiamo messo un po' di farina, un po' di pane grattugiato, sale, pepe. Questa è un'ottima cena anche per i ragazzi, eh? Io le ho chiamate polpette di patate e zucchine. Se vedete che l'impasto è molliccio, vedete? Ci andiamo a mettere ancora un po' di pane grattugiato. Questo qua ce lo metto tutto. Vedete come esce l'impasto? Perché se ci sono i ragazzi che se gli dici volete un po' di verdura non la mangiano, le carote per esempio, le zucchine, c'è mio figlio che non le mangia. Poi ci vado a mettere un altro poco di farina. Ecco qua un'altra manciata di farina, perché l'impasto deve essere, che è, qua c'è la zucchina che era piena d'acqua, quindi voi mettetecela la farina, se ve la chiede, perché ci va. Ecco qua, vedete come deve uscire? Così. Quindi adesso io vado a formare la polpetta un attimo, che mi sciolgo le mani. Ho messo già l'olio a scaldare. Andiamo a formare la polpetta. Andiamo la polpetta così, vedete? La schiacciamo. Ci metto un po' di... questa è scamorza affumicata. La chiudiamo. Così.
Vedete? Le andiamo a schiacciare e poi le mettiamo nel pane grattugiato. Vedete? Ecco. Vedete? E qui dentro c'è la scamorza affumicata per i ragazzi, che quando aprono esce tutta quella bella mozzarellina. Questa è un'ottima cena, ragazzi, eh? Fatela perché è buonissima. Patate, zucchina e carota ho messo. Chiudiamo. Ok? Va bene, amiche mie, così la ricetta? Eh? Tanto i vostri figli non se ne accorgono che ci sono le zucchine con le carote, perché è talmente buona. È talmente buona che ne vogliono ancora. Sai quanti ragazzi ci sono che non mangiano le zucchine, le carote? Invece facendolo a questo modo, che ci mettiamo anche un po' di formaggio, potete metterci anche un po' di prosciutto, quello che volete. Una le fa poi a piacere suo. Io intanto vi do un'idea di come cosa dovete cucinare. Abbondiamo, dai.
facciamo ancora due altre. Sono facilissime, eh? Sono facili, facili, facili e buoni. Ecco qua, ho finito, eh? Allora, togliamo tutto qua. Avete visto, amiche mie, quanto ci vuole? Niente ci vuole per preparare tutte queste cose. E allora, avete visto? Quindi adesso ne andiamo a soffriggere. Mettiamo qua. Ok, adesso li andiamo a friggere. Va bene? Faccio vedere. Quindi mettiamo, prendiamo un po' la luce qua. Guardate, queste sono ottime, tante cose vi insegno, facili, ai ragazzi piace, per esempio a mio figlio non gli piacciono le zucchine e le patate, però così sono buonissime, avete capito, no? Ho messo 4-5 patate, le ho fatte bollire insieme alle carote, le ho schiacciate e poi ci sono, le ho fatte raffreddare e poi ho messo le due zucchine, le ho grattugiate e poi le condite con come volete, io ho messo formaggio, ho messo il pepe, il sale e andiamo a coccolare così, schiacciatine di patate e zucchine, buonissime, fatele ai vostri ragazzi, anche se non mangiano la verdura, questa la mangia. Le soffriggiamo così perché devono essere belle dorate, eh? Avete visto? Che buoni?
adesso se facciamo, vi faccio vedere ancora quando li toglierò dall'olio, che sono proprio ottimi. Togliere. Facciamo sgocciolare bene. E quindi andiamo a mettere le altre. Vedete? Sono buonissime, buone. Buone, 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 buone. Buone. Sono ottime. Facciamo 2-3 minuti e poi li togliamo. Guardate che ottimi. Andiamo a mettere l'altra. E allora, avete visto? Amiche mie, che bella ricetta che vi ho dato. Buona idea, eh? Questa è un'ottima idea per fare la cena per i vostri ragazzi. Schiacciatine di patata e zucchine. E carote. Buonissima, eh? Avete visto? Facile facile. Quindi, ecco qua. Schiacciatino, fateli, mi raccomando.